Buonasera a tutti, benvenuti, bentornati su Liberi TV. Inauguriamo adesso una nuova rubrica di questa web TV che si chiama Striscia Filosofica, in cui parleremo, discuteremo, faremo dei dialoghi tra due o magari in futuro anche più filosofi su dei temi che attualmente riguardano il dibattito filosofico contemporaneo. La rubrica sarà curata a quattro mani, diciamo, dal sottoscritto e da Luca Taddio, che è qui con noi stasera perché ci sembrava giusto cominciare conoscendo anche uno dei due curatori che, oltre a essere un filosofo che ha insegnato estetica all'Università di Udine di Trieste, è anche editore delle edizioni Mimesis, che sono infatti anche l'editore che in qualche modo dà anche il patrocinio, sponsorizza collabora con questa striscia, con questa rubrica filosofica di Liberi TV. Quindi intanto do il benvenuto a Luca. Ciao Luca, buonasera. Ciao, buonasera, ciao Leonardo. Allora, come dicevo, tu sei un filosofo, ma sei anche un editore, e mi sembra giusto cominciare da questo mondo, che è il mondo dell'editoria, che è un mondo che vive in questo momento anche una crisi del tutto particolare, e non credo sia così improprio parlare di una vera e propria della crisi dell'editoria. Per cui la prima cosa che ti chiederei sono alcune tue considerazioni su questa crisi, presunta crisi, insomma ci saprei dire più tu, e anche secondo te qual è il ruolo di Mimesis e qual è il tuo progetto per il futuro di una casa come Mimesis in questo panorama? Beh, sì, effettivamente la crisi è oggettiva. All'ultimo salone del libro di Torino davano attestato intorno al 20-30%, un calo quindi molto, molto significativo. Noi siamo in controtendenza. Anche in un'intervista recente che mi hanno fatto, mi hanno chiesto se ero felice del fatto che Mimesis, rispetto alla crisi, a questa crisi, in controtendenza. Ma insomma, felici non si può essere quando si sta a galla mentre tutti gli altri affogano. Beh, insomma, non si può essere felici per due ragioni: uno, perché non è bello vedere gli altri affogare, e secondo perché sai che prima o poi, se continua, tocca anche a te. Quindi, ma a tal proposito ti chiederei, Mimesis è un editore che si sta anche abbastanza distinguendo, nel mio modesto parere, per un catalogo filosofico estremamente ricco. Ci sono molti filosofi di rilevanza nazionale, non soltanto, che sono pubblicati dal vostro catalogo. Io quello che ti chiederei, tu sei un coeditore, no? C'è qualcuno che Pier della Vigna che fa con te questo mestiere, avete la stessa visione in tal senso, oppure ci sono delle divergenze di prospettive? Beh, passati ormai 6 anni, con il mio socio Pier abbiamo, direi, la stessa visione praticamente su tutto. Inizialmente no, poi, come dicevi giustamente, abbiamo cercato di trasformare la casa editrice in una casa editrice prevalentemente di filosofia, cioè il cuore è la filosofia. Poi, ovviamente, si dirama in varie discipline, in vari progetti, eccetera. E poi, insomma, tra l'altro, il merito, direi, non è solo nostro, della nostra direzione editoriale, ma anche per il fatto di avere validissimi collaboratori. Sì, tra l'altro avete tantissime collane attivate, no? nella vostra casa editrice, tra cui si distinguono collane più legate alla pop filosofia, se vogliamo, e collane più legate al mondo della ricerca. Uno potrebbe dirti, in un momento di crisi come questo, perché non accorparne alcune? Beh, l'osservazione è corretta. Diciamo che se mi trovassi a dirigere, per ipotesi, la terza o Mondadori, tenderei a fare pochissime collane, mentre nella piccola e media editoria la moltiplicazione delle collane significa moltiplicazione delle idee, dei progetti, e tra i tanti progetti sì, ci sono ovviamente collane più accademiche, più, se vuoi, scientifiche, tecniche, e altre più divulgative. Una tra esse, ad esempio, come il caffè dei filosofi, certamente in quella collana ospitiamo testi più divulgativi, come la filosofia di Dylan Dog o Harry Potter, ne ho qui un libro, il libro
il libro nero dei puffi, non so, ecco. Però poi ci sono altre collane invece diverse, forse quella che più a cui sono più legato si chiama Volti. L'idea era di presentare dentro una collana una galleria di immagini, profili, di volti appunto, che hanno caratterizzato il pensiero contemporaneo, ma non solo da un punto di vista, diciamo così, accademico, ma che hanno giocato un ruolo culturale e anche mediatico. Quindi perché volti? Beh, perché l'idea, chiamiamola, diciamo, l'idea grafica era che il più delle volte che noi abbiamo a che fare con questi oggetti che chiamiamo libri, certamente non conosciamo, il più delle volte non conosciamo neanche l'autore, ma certamente non conosciamo il contenuto del libro. Quindi il libro, adesso vediamo come qui con me, questo è stato il primo testo pubblicato da questa collana Volti. La copertina si presenta con un volto bendato, no? Un volto mascherato. Questo velamento del volto viene disvelato alla fine del libro, perché c'è l'idea appunto che leggendo il libro impariamo anche a conoscere l'autore. Senti, ma in tutto questo panorama dell'editoria oggi si parla in continuazione, no? Basta aprire anche un giornale, un inserto culturale, di editoria digitale, un modo per risolvere la crisi del libro tradizionale e l'ebook, la nuova frontiera dell'editoria. Tu come editore... modo, scusa, un po' più con cui noi ci troviamo, secondo me, la fossa sotto i piedi, ma dopodiché... il nuovo, la tecnologia avanza ed è assurdo pensare che possiamo starne fuori o al riparo. Voi come vi attrezzate, secondo te, con Mimesis, diciamo, a questa... Cosa vuoi che ci attrezziamo? Da un certo punto di vista è impossibile attrezzarsi. Vedremo che quanto avrà ancora, così come noi lo conosciamo, quanto durerà questo mercato dell'editoria. Poi magari si trasformerà, evolverà, diventerà qualcosa d'altro, ma io credo che così come noi siamo abituati a concepirlo, a pensarlo, durerà pochi anni. Poi io non ho la sfera di cristallo, non so che cosa succederà. Certamente già, insomma, siamo di fronte a una mutazione, perché adesso non mi ricordo quale grande editore internazionale, non mi ricordo se stava arrivando Google, Amazon o quale altro soggetto in Italia, e proponeva degli sconti molto significativi, ma magari poco significativi per il lettore, ma per chi si occupa di editoria erano molto significativi, tant'è che abbiamo chiesto: ma come fate a fare quegli sconti? Perché per chi conosce il mercato non c'erano margini. E ci hanno risposto: beh, noi abbiamo calcolato, abbiamo messo a bilancio il primo anno di perdere qualche milione di euro, e poi una volta entrati e, come dire, eliminati gli avversari, avrebbero rialzato i prezzi. Ecco, quindi chi ha spalle per fare questo tipo di scelte imprenditoriali? Pochi, pochissimi, in un mercato globale. Certamente in un mercato globale possiamo decidere e pensare, se ci si riesce, di riposizionarci anche noi, diventando prima di tutto quello su cui sto riflettendo adesso, una university press non solo italiana ma europea, e ci si potrebbe anche spingere oltre pubblicando testi in inglese, creando partnership con diverse università in Europa. Però c'è sempre l'idea che internet funziona molto bene, soprattutto quando si veicolano contenuti gratuiti. A tal proposito, visto che stiamo parlando di comunicazione in qualche senso, e tu hai questo ruolo del tutto particolare, no? Perché sei sia filosofo sia editore, secondo te qual è il rapporto tra filosofia e comunicazione? La filosofia se ne dovrebbe occupare? Che tipo di rapporto ci dovrebbe essere tra queste due dimensioni? Beh, sì, diciamo che con questa domanda cambiamo un po' argomento. Direi che
Beh, un modo per rispondere a questa domanda è rinviare alla bellissima intervista di Pierpaolo Pasolini, un viaggio che potete trovare su YouTube tranquillamente. E quando durante l'intervista gli chiedono: ma tu sei libero di dire quello che vuoi? Dice: no, non sono libero e non posso essere, non voglio essere, insomma, rinvio. E probabilmente in quel periodo Pasolini stava pensando nella microfisica, nelle dinamiche, insomma, di potere che si nascondono dietro i media, qualcosa di molto simile a quello che stava pensando, non con le parole del poeta, con i pensieri del poeta Pierpaolo Pasolini, ma con i concetti della filosofia, un altro protagonista del pensiero contemporaneo, Michel Foucault. Sì, certo che però, non so come dire, qui secondo me si coniugano un po' di dimensioni differenti, è un discorso che per sua natura non si risolve in soltanto una di queste dimensioni. Se ti interrompo, se non ricordo male, fu proprio Jacques Derrida che a un certo punto gli proposero di andare in televisione a fare una lezione su Essere e Tempo di Heidegger, per scomodare un altro nome, insomma, impegnativo. Dice: sì, posso farlo, se non per un incontro, ma se mi date circa 13 ore forse riesco a dirvi qualcosa su quest'opera di Heidegger. Non so bene che cosa volesse dire lui dicendo questo. Io interpreto queste sue parole a mio modo, e ritengo che c'è un problema di tempi, tempi televisivi, adesso cui si può, non è detto che si possa veicolare tutti i contenuti comprimendo i tempi della comunicazione. E quindi ovviamente se un mezzo non consente un certo tipo di ragionamento, uno si chiede se è il caso di andarci o meno per affrontare certi temi. Se no, si deve tradurre tutto in facili slogan, ma così poi non si affrontano i veri problemi. Su questo sono del tutto d'accordo. Uno potrebbe dire che il giusto luogo per la comunicazione di temi così importanti, così complessi come Essere e Tempo di Heidegger, per esempio, per cui Derrida avrebbe dovuto avere 13 ore, potrebbe essere l'università. Uno potrebbe dire che l'università è il luogo naturale in cui parlare di queste cose. Tuttavia, dal tuo punto di vista, che anche con l'università hai avuto a che fare, volevo sapere se secondo te l'università dovrebbe però anche avere una tendenza inversa, cioè quella di attualizzare di più i suoi corsi di filosofia, e se dunque la filosofia delle università dovrebbe anche seguire in qualche senso le tendenze del nostro tempo. Poi per completare quello che stavo dicendo prima, sicuramente con questo non voglio dire che possiamo o dobbiamo per forza sottrarci alle sfide della comunicazione. Alcuni autori lo fanno molto bene. Certo, affrontare certi temi può diventare problematico su come affrontarli, e non è detto che si possa affrontarli, perché alcuni temi richiedono un duro sacrificio, ore e ore di preparazione, eccetera. E credo che questo valga anche per la filosofia, cioè che fare una filosofia in pillole, alleggerendo i corsi, sia una scorciatoia che non porta da nessuna parte, perché l'idea di rendere, che è un po' la tendenza attuale dopo le ultime riforme dell'università, di rendere più leggero, più attuale la filosofia, più spendibile nel mondo del lavoro, ma la filosofia è tanto più spendibile quanto rimane inattuale, perché è un modo di studiare diverso, non è fatta come in altri corsi. Penso a scienza della comunicazione, dove si imparano manuali a memoria o pezzi di manuali o qualche capitolo di qualche manuale a memoria. La filosofia, per fare filosofia bisogna affrontare i testi, direttamente i testi dei grandi autori, e questo richiede tempo, però è questo il vero vantaggio, perché un manuale non ti insegna a pensare, un grande autore sì. Senti, visto che abbiamo cominciato a parlare finalmente giustamente di filosofia, possiamo dire che tu sei un filosofo della percezione, che la filosofia della percezione è il tuo argomento di ricerca? Sì, è l'argomento principale.
il tuo libro, diciamo, più rilevante, tu sei autore di più libri, di più curatele, il tuo libro più rilevante è probabilmente, almeno, Fenomenologia eretica. E chi non l'ha letto potrebbe chiedersi perché eretica, e chi non l'ha letto ma sa qualcosa di fenomenologia potrebbe chiederti perché ancora la fenomenologia. Beh, innanzitutto do qualche informazione in più sul mio percorso, perché ho iniziato a occuparmi di filosofia della percezione a partire da quello che è stato il mio maestro, che ritengo che sia un autore poco noto, ma giustamente poco noto, perché un autore molto originale, che è stato Paolo Bozzi, un fenomenologo sperimentale, uno psicologo sperimentale, ma anche sicuramente una figura eclettica, perché scrittore, musicista, e poi mi ha seguito un fine teorico della mia preparazione, che è stato ed è tuttora uno studioso attento di filosofia, che è Giorgio De Rossi. Dicendo questo, in parte rispondo anche alla tua domanda che mi hai fatto dopo, perché la risposta è implicita. Quando dico fenomenologia sperimentale, dato che ho appreso la fenomenologia da Paolo Bozzi, uno psicologo sperimentale, chi si occupa di fenomenologia potrebbe sembrare un ossimoro, quindi un modo particolare di intendere la fenomenologia, che quindi vedi immediatamente che c'è uno strettissimo rapporto tra scienza e fenomenologia, che io ho cominciato a rielaborare a partire dalla nozione di esperienza immediata. Quindi se la fenomenologia richiama prima di tutto il nome di colui, insomma, che è riconosciuto in maniera unanime come il padre della fenomenologia, Edmund Husserl, eretica è proprio rispetto a questa tradizione husserliana, perché vi è un'altra storia della fenomenologia di autori forse meno noti, soprattutto ai filosofi, autori come Keller, Wertheim, la psicologia appunto della Gestalt, ma anche James, che a partire da questa nozione di esperienza immediata pensano la fenomenologia. Ma ovviamente con questo non dico che non dobbiamo fare i conti con Husserl. Senti, c'è un filosofo italiano con cui oggi ti senti particolarmente affine o vicino? Beh, oggi direi sicuramente Maurizio Ferraris. Ma questo anche per quello che sta anche in qualche modo facendo adesso Ferraris, il suo studio, il suo manifesto sul nuovo realismo, c'è un legame tra il realismo e la percezione, di quello di cui abbiamo parlato prima? Beh, innanzitutto con Maurizio abbiamo condiviso un maestro, appunto Paolo Bozzi, a cui Ferraris dedica, se non ricordo male, un libro che è Il mondo esterno. E anche Ferraris compie quella che potremmo definire una svolta, perché prima si occupava, era su posizioni ermeneutiche, è stato anche allievo di Gianni Vattimo, e questa svolta realista la fa proprio a partire dall'opera, il pensiero di Paolo Bozzi, e quindi anche dalla percezione, cioè, perché Ferraris spesso ama ricordare questa sorta di slogan nicciano: non esistono fatti ma solo interpretazioni. Allora, ribadire che esistono fatti per noi significa ribadire fatti extralinguistici, quindi fatti direttamente esperiti, che appartengono e si scrivono nel mondo esterno. Poi, insomma, ho anche aderito pubblicamente al nuovo realismo in più occasioni assieme a lui, ne abbiamo dibattuto, si è scritto sui giornali, da poco insomma, è uscita anche una risposta sul Corriere in parte a Vattimo, che riprende Ferraris, e soprattutto che avviamo un dialogo, un confronto tuttora in atto con Emanuele Severino, un autore ovviamente molto diverso e molto distante dalle nostre posizioni.
siccome il tempo è tiranno e non abbiamo moltissimo tempo, io vorrei ancora discutere di molte cose con te. C'è un esempio che in qualche modo è il filo conduttore del tuo libro Fenomenologia eretica, quello del cubo, no? Tu, anche la copertina del tuo libro ha un cubo, no? Che è proprio l'esempio che tu percorri di continuo. Che tipo di rapporto c'è tra la domanda perché potremmo o dovremmo, questo che lo chiedo a te, dubitare del mondo esterno, e che ruolo ha questo cubo, questo esperimento del cubo, in una domanda fondamentale come questa che ha a che fare con questo dibattito sul nuovo realismo? Ma allora, innanzitutto, quando discuto di filosofia preferisco scegliere dei casi specifici su cui ragionare, in modo tale di costringere l'argomento a un esempio specifico. Tra l'altro ho il cubo qui con me sulla scrivania che mi accompagna, perché non è un esempio qualunque, ma è un esempio che ha accompagnato tutta la tradizione fenomenologica, cioè lo ritroviamo in Husserl, Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, in Heidegger. E perché è emblematico? Perché noi di questo oggetto che chiamiamo cubo non vediamo mai interamente tutte e sei le facce di questa cosa che chiamiamo cubo. Quindi potremmo dire che è problematico affermare in maniera assolutamente evidente che noi stiamo vedendo un cubo, perché potremmo, per esempio, come hanno sollevato Severino nella fattispecie, ha osservato criticamente nei confronti della fenomenologia, che questa non è un'evidenza apodittica, il fatto che qui di fronte a me c'è un cubo, perché le tre facce che direttamente non vediamo di questo oggetto potrebbero alterarsi e scomparire, eccetera. Quindi come possiamo, e questo è un po' l'argomento della prima parte del libro, affermare e rispondere al dubbio scettico, o se è possibile rispondere al dubbio scettico che qui di fronte a me c'è un cubo, che quindi sono la sua identità e unità della cosa che chiamiamo cubo. Senti, stanno cominciando ad arrivare anche delle domande dalla chat, il che è un ottimo segno, significa che il nostro dibattito stimola anche la curiosità, e più avanti te ne farò qualcuna, però prima mi premeva far capire che i tuoi argomenti di ricerca sono vasti, nel senso che tu ti sei anche occupato di architettura. Per uno che non ha studiato filosofia, per uno che non sa niente della filosofia, l'architettura sembrerebbe qualcosa di molto diverso, mentre sappiamo che l'argomento dell'architettura ha interessato grandi filosofi, no? Pensiamo a un filosofo come Derrida, che dell'architettura ha scritto e ha detto molto. Tu che cosa, qual è stato il tuo approccio al problema dell'architettura, al libro che hai dedicato a questo tema? Ma io ho insegnato estetica d'architettura, ho scritto questo libro assieme a Damiano Cantone, che si intitola L'affermazione dell'architettura. Hai detto bene, insomma, anche nel libro si riprende Derrida, ma ci sono stati altri esempi su cui i filosofi sono interessati, hanno pensato l'architettura, come Wittgenstein. Famosissimo è l'incontro con un gruppo di architetti organizzato nel dopoguerra in Germania, con due protagonisti assoluti del Novecento, quali Martin Heidegger, ma anche Ortega y Gasset. Il concetto di affermazione dell'architettura lo riprendo proprio da Derrida, ma affermazione vuol dire che è qualcosa che si ferma rispetto a un qualcosa che diviene. Questo qualcosa che si ferma è un pensiero che è immanente alla forma o al progetto dell'architettura. Ma attenzione a non fraintendere questo concetto, perché non vi è l'idea che la filosofia, attraverso l'interpretazione, attribuisce un pensiero all'opera architettonica, ma vi è l'idea opposta, che vi è invece un pensiero che è iscritto nell'opera architettonica. Quindi l'architettura, così come la pittura è un pensiero in immagine, vi è un pensiero immanente all'opera architettonica che può e deve essere, con cui si può fare i conti.
Qualcuno ci ha fatto una domanda di costume, però vabbè, la dico brevemente. Cioè, hanno chiesto se io, se entrambi fossimo in qualche modo legati alla BONT, al laboratorio di odontologia dell'Università di Torino, diretto da Maurizio Ferrari, se entrambi, seppur in modo diverso, ne facciamo parte, nel senso che io ne faccio parte come dottorando, e tu ne fai parte come membro e come, diciamo così, fai parte della ricerca di questo centro. Una domanda che è arrivata dalla chat. Senti, l'ultimissima domanda che ti vorrei fare sui temi filosofici, perché poi vorrei anche dire, spendere due parole, perché il tuo profilo è ancora più ampio, perché ti sei occupato anche di politica, hai avuto anche un'attività, un interesse in questo senso. Il titolo del tuo ultimo libro lo vuoi ricordare a chi ci ascolta? I due misteri è un libro dedicato al concetto di raffigurazione e al concetto di rappresentazione pittorica. Due misteri ovviamente è un libro su Magritte, perché Due misteri è un quadro di Magritte, e perché ho scelto questo quadro come titolo del mio libro? Perché in questo quadro del 1966 vediamo una pipa gigante galleggiare nell'aria, e a pochi passi un cavalletto che la raffigura, e sotto la scritta: questa non è una pipa. Qual è il problema? È proprio la relazione tra l'immagine e la cosa. In realtà in questo libro è una forma di, vado a completare delle ricerche che erano già presenti in fenomenologia eretica, cioè la mia idea di percezione che emerge dal mio testo a fenomenologia eretica viene applicata al problema della rappresentazione pittorica. Diciamo che, tra l'altro, così anticipiamo anche uno dei futuri temi, c'è anche questo dialogo con Massimo Donano, che uno apparentemente potrebbe pensare sia un filosofo diverso, lontano dai tuoi temi, eppure c'è appunto questo dialogo. Anticipiamo anche che una delle prossime puntate, probabilmente la prossima di questa rubrica, avremo Massimo Donano come ospite, quindi avremo anche modo di approfondire questo dialogo e questo rapporto. Senti, ma questo rapporto con la politica, in modo tale che io possa anche dire qualcosa su di te in questo senso, e come ti definiresti? Ti definiresti un laico, un ateo, e che cosa ha fatto sì che un filosofo si interessasse di politica? Ma qui andiamo sulle domande veramente, diciamo, un po' difficili. Sicuramente mi definirei sia laico che ateo. Sono sempre stato ateo, nel senso che non ho mai creduto in Dio, e tra l'altro solo negli ultimi anni ho cominciato veramente a studiare la storia delle religioni, non solo della religione cattolica, ma delle religioni, grazie anche alla frequentazione di alcuni amici che se ne occupano con un occhio filosofico, facendo emergere grandi problemi, grandi questioni. Sull'impegno politico, forse uno dei primi, sentito come un dovere, innanzitutto di militanza, di il fatto di prendere posizione pubblica su queste grandi questioni, perché insomma affrontarle solo dentro il mondo accademico è una sfida certamente interessante, ma completamente diversa, cioè le idee insomma non camminano da sole. E ricordo forse uno dei primi incontri che ho organizzato è stato un convegno. I radicali italiani mi avevano suggerito, contattato per far conoscere un caso allora sconosciuto, che era il caso di Eluana Englaro, e così organizzai a Udine un incontro dal titolo, allora insomma il grande caso mediatico era quello di Welby, e organizzai un incontro dal titolo Da Giordano Bruno a Pier Giorgio Welby. Lì insomma poi venne proprio Beppino Englaro a far conoscere il caso di sua figlia, e tra l'altro anche dopo insomma questo incontro cominciai a confrontarmi con lui, perché avevo definito e mi ero dimostrato a favore dell'eutanasia, e entrai in polemica con lui, ma non perché non fosse d'accordo con me su il riconoscimento di un diritto, che è quello dell'eutanasia, che se vuoi poi un'altra occasione poi ne discutiamo, ne parliamo, ma perché invece diceva che il caso di sua figlia non era un caso di eutanasia, ma un caso di accanimento terapeutico. E poi riflettendo su questa cosa, in realtà aveva ragione lui e io torto. Senti, perché uno potrebbe chiedere, ma perché fai queste domande che riguardano magari più le posizioni personali, politiche di una persona a un ospite,
con cui vuoi parlare di filosofia, diciamo così, possiamo anche parlare di questo libro, che, perché tu hai scritto anche dei libri sul tema. Uno di questi libri è Global Revolution, in cui tu sollevi anche questioni come il cosmopolitismo, la democrazia diretta e partecipata. Insomma, cioè tu hai un'attività che non si risolve soltanto nelle tue preferenze personali sulla politica, ma che hai anche cercato in qualche modo di difendere. E l'ultima domanda che ti posso fare, perché purtroppo il tempo è passato velocissimo, è quella che secondo me è anche molto vicino, anche in questi giorni, dopo la tragedia del suicidio di un ragazzo omosessuale che è appena avvenuta, per cui oggi le bacheche di Facebook si sono dipinte di rosa. E se sei a favore dei matrimoni omosessuali, che cosa pensi di questo tema, molto brevemente? Molto brevemente, lo ritengo quasi un'ovvietà. Sono assolutamente favorevole alle unioni dello stesso sesso. Abbiamo collaborato anche con Billotta, che è un giurista allievo di Rodotà, che dirige per noi una collana LGBT, su cui insomma abbiamo fatto diversi incontri, dibattiti proprio su questo tema. E tra l'altro, spesso anche dal punto di vista mediatico è mal posta la domanda quando si è chiesto o si chiede in televisione: ma tu sei a favore per l'adozione dei gay, eccetera? Perché la vera domanda è, al limite, se uno è a favore dell'adozione da parte di un singolo, suo orientamento sessuale proprio non ha nulla a che vedere, sarebbe assolutamente discriminatorio, e quindi la domanda mal posta. E io sono anche a favore, ovviamente dal mio punto di vista, dell'adozione da parte dei singoli. Sono altro per un fatto pratico, che c'è molta offerta, e quindi insomma piuttosto che lasciare un bambino morire di fame o in un orfanotrofio, meglio trovare una persona che gli dia cure, amore, eccetera. Inutile dire che mi sono assolutamente d'accordo. Vorrei anche segnalare, in tema di primarie, visto che ci avviciniamo, che tu hai anche curato un libro che si chiama Quale filosofia per un partito democratico e la sinistra, perché è un libro in cui si fa capire come questioni che magari uno direbbe lontane dalla filosofia hanno bisogno di una riflessione filosofica per poter emergere e per poter essere meglio capite. Direi che siamo arrivati purtroppo alla fine di questa nostra chiacchierata, e Luca, tu vuoi dire anche qualcosa? È solo l'inizio. Direi che l'inizio, e speriamo sia un lungo percorso. E Luca, tu vuoi dire qualcosa a proposito della rubrica in chiusura? Ma no, semplicemente, come giustamente anche tu hai ricordato prima, probabilmente sarà confermato nei prossimi giorni, ma il prossimo incontro sarà proprio con Massimo Donà. Quindi io invito tutti a seguirci anche tra 2 settimane, perché dovremmo andare in onda ogni 2 settimane, in modo tale da poter continuare ad approfondire questi temi filosofici. Io ricordo tutto che la puntata che adesso avete visto in diretta sarà poi reperibile in streaming su YouTube. Quindi ringrazio innanzitutto Luca Taddio per essere intervenuto e per avermi dato la possibilità di intervistarlo e di fare questo dialogo con grazie lui. Grazie a te, Leonardo. Grazie anche a chi ci ha seguito, e alla prossima volta. Grazie.